impresa. Si è parlato di commercianti, si è parlato di racket, siamo ancora nell'ambito, e per adesso ci rimaniamo, della criminalità che minaccia, attacca l'economia tradizionale, o quantomeno chi lavora in questo paese, nel nord come nel sud. Dario Riccobono, del direttivo di Addio Pizzo. Addio Pizzo è un'esperienza straordinaria, partita dal basso, direi quasi più basso di così non si può, da un gruppo di amici che a un certo punto decidono che è il momento di dire, quantomeno di far sentire la propria voce contro una pratica distruttiva del tessuto economico, ma più in generale della società, in questo caso di Palermo non solo. Ti chiederei di raccontarci un po' l'esperienza di Addio Pizzo con l'ottica di chi ha affrontato la mafia che noi definiamo sul nostro mestiere la mafia quotidiana, la mafia di tutti i giorni, quella che magari incontriamo quando andiamo a mangiarci una pizza, andiamo in un negozio, perché non sapendolo, ma purtroppo parte dei nostri soldi finiscono alla criminalità organizzata, e quindi anche riflettere un po' sul senso di una cittadinanza attiva che attraverso il consumo cerca di combattere la mafia. Sì, Addio Pizzo in qualche modo è la risposta all'appello di Falcone, di Padre Pino Puglisi, che dicevano appunto di provare a combattere la mafia ogni giorno da semplici cittadini. La risposta a questa domanda, come posso io da semplice cittadino combattere la mafia, è diventata Addio Pizzo per noi. Addio Pizzo nasce appunto 6 anni fa con un adesivo messo nel centro della città, accanto alle saracinesche dei negozi, con la scritta "Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità". Era un modo di urlare la propria rabbia, la propria insofferenza, di rompere un tabù. A Palermo il pizzo lo pagavano tutti, le ricerche parlano di una media del 70% in Sicilia, con picchi dell'80% in città, Palermo, quindi praticamente tutti, però nessuno parlava di pizzo. Quindi questo messaggio ha il merito di rompere questo tabù, di arrivare direttamente alla gente e soprattutto di fare appello a due aspetti: quello della dignità, ovviamente, quindi il ribellarsi al pizzo come una questione di dignità, di orgoglio, e quello di intero popolo. Per la prima volta veniva affrontato il tema del pizzo da un punto di vista diverso, non solo dal punto di vista del commerciante, dell'imprenditore, cosa che si era fatta fino ad allora. Il pizzo, qualcosa che riguarda gli imprenditori, si organizzino loro, come è stato fatto a Capodorlando con Tano Grasso, che ha guidato la rivolta, tutti insieme, creando una rete, è possibile dire di no al pizzo. A Palermo ci si era provato più volte, ma non si era mai riusciti a portare dei risultati significativi, delle denunce se non isolate. E allora a quel punto ci siamo detti: è proprio nostro dovere, dobbiamo partire da noi, non possiamo pretendere un atto di coraggio da parte di imprenditori o commercianti che sono delle persone normali, vogliamo che siano delle persone normali che facciano il loro lavoro liberamente, che portano a casa i soldi, perché questo è il lavoro di un commerciante, di un imprenditore, non vogliamo eroi. Per far questo però è necessario schierarsi, scendere in campo, anche perché, se ci ragioniamo bene, il pizzo è un costo che sosteniamo noi consumatori. Nel momento in cui il commerciante deve considerare il pizzo come un costo di gestione, è chiaro che ricarica il prodotto di quel costo, e quindi significa che quel costo viene sostenuto da noi, con due tipi di implicazioni: una di tipo ovviamente immediatamente percepibile, di tipo economico, quindi è un danno alle nostre tasche, e l'altro di tipo etico. Io, nato in Sicilia, precisamente a Capaci, non posso accettare l'idea che con i miei acquisti, seppur involontariamente, inconsciamente, inconsapevolmente, possa sostenere l'organizzazione criminale che mi tarpa il futuro, che non mi dà la possibilità di rimanere nella mia terra, che uccide gli uomini migliori, che infanga il nome della mia terra. E quindi sono chiamato a fare qualcosa. La nostra generazione è una generazione che viene da
dall'omicidio di Libero Grassi, il primo, non il primo, ma uno dei casi più famosi di ribellione al pizzo. Lui non solo non pagò i suoi estorsori, ma fece una denuncia pubblica in TV. E viene dal movimento che nasce dopo le stragi del 1992, quindi una generazione particolarmente attenta, particolarmente sensibile. E Radio Pizzo non è altro che un'attività di sano egoismo, dico io, perché noi non facciamo altro che lavorare per noi stessi.